Ho paura che moriremo con l'incubo del leader, del genio. A meno che... Tic! E poi... Tic! E poi... Tic! Posto qualunque si può dire dovunque, sembra proprio che sia nato un bambino. È un bambino normale, non è molto speciale, tranne il fatto che ha uno strano dentino. E fa tic, e poi tic, e poi nella mamma né i dottori sanno cosa sia, non è previsto dalla scienza. Per capirci chiameremo questa anomalia dente della conoscenza. Tic, e poi tic, e poi nella sua torre tutta d'avorio il genio studia le sue carte, concentrazione, ispirazione, la sua cultura, la sua arte. Non c'è niente di male, ma per colpa di uno strano destino ci risulta dai dati che altri figli sono nati tutti quanti con lo stesso dentino. E fanno tic, e poi tic, e poi c'è chi dice che quel dente sia la garanzia di una precoce adolescenza. Per il latte della mamma hanno l'allergia, ma succhiano la conoscenza. E fanno tic, nella sua torre il genio studia di questi denti la ragione, guarda il problema tecnicamente e ne propone un'estrazione. Te li trovi davanti con i loro dentini, sembra proprio che il tuo sangue li attiri. Non frequentano scuole, non consultano libri, danno morsi come fanno i vampiri. E fanno tic, e poi tic, e poi e succhiando entra in loro tutto ciò che sai. Livellano l'intelligenza, la cultura e il suo potere sono in crisi ormai col dente della conoscenza. Han circondato anche la torre, il genio grida che non vuole, gli hanno succhiato un po' di sangue, non gli hanno mica fatto male, ma adesso sanno già tutto quello che sa lui, non se n'era accorto, ha perso il suo potere, è un uomo come noi, uguale, uguale, giustamente è morto. Oh, 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 oh.